I'ma blow up. Mafia e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video, come potete vedere non sono in moto, sono in macchina perché ho appena finito di lavorare e sono stufo. Faccio questo video perché sto andando fino a prendermi un non so neanche se considerarlo un giubbetto da moto. Sono andato a prendermi praticamente una pettorina da cross. E ho voluto fare sto video appunto magari per farvela vedere, insomma, diciamo che non avevo niente da fare, insomma, ultimamente non ho tante idee, finché il tempo fa schifo in moto si va via poco, non è che si possa fare tanto, quindi ho pensato, ma sì dai, quando vado a prendermi sta pettorina ci faccio su un video e vediamo anche se vi piace, insomma. Sto andando fino a Brescello appunto per prendere questa pettorina che l'ho presa in un negozio a un buon prezzo, insomma. Yeah. Vabbè, insomma, diciamo che comunque ho voluto fare questo video qua anche perché non so, è un po' che sto pensando magari di fare qualche video sull'abbigliamento tecnico e se magari qualcuno di voi è interessato e magari pensavo di fare un video su il mio abbigliamento tecnico per andare via in moto, magari descrivervele, consigliarvi insomma per i vari utilizzi e va bene. Non sono molto entusiasmo, non sono molto entusiasta oggi, sono stufo, sei sicuro, ho appena finito di lavorare, sono agro, porca puttana. Comunque vabbè, insomma, adesso vado a prendere sta pettorina e dopo ve la faccio vedere quando torno a casa, perché non ve la faccio vedere mentre sto guidando e tutto, quindi la vado a prendere in negozio, vado fino a casa e dopo quando sono a casa ve la faccio vedere, così la guardo bene anch'io. Vabbè, io l'ho già guardata, però non lo so. Dai, ma lo vedi che allora, è la mamma proprio, cioè, baldracca anche a dir poco dire che è la mamma baldracca, è veramente poco, cazzo. Adesso iniziano i momenti scleri, e quando sclero inizio a bestemmiare come un assassino, ma devo contenermi però, devo contenermi, stare tranquillo perché devo andare a prendere la pettorina. Ah, cazzo è verde, ma perché siete così lenti? Dai, vieni avanti che super poche le macchine, dai, corri vecchio, corri. Sta cazzo di, non so se è una Toyota, una Hyundai, non ne ha vista. Dai, fammi. Come sosco. Via, dai, con fretta. Ah, mi sa che ho slungato il giro però così. Sì, ho slungato il giro. Oh. Ah, l'avevi la freccia, eh? Perché da davanti non si vedeva mica. Stavo provando ad andare a fanculo, eh. Vabbè, intanto finché arriviamo vi parlo un po' di sta pettorina qua. Io cercavo una pettorina. Vabbè, intanto finché cercavo di arrivare in negozio vi spiego un attimo come è venuta fuori questa idea della pettorina. È già un po' che pensavo di prendere una pettorina, quelle da cross, quelle con tutte le protezioni, perché ne volevo prendere una appunto. Vabbè, insomma, ne volevo prendere una appunta. Niente, non ce la faccio, sono troppo stufo. Comunque dai, vediamo se ce la faccio a parlare. Allora, questa idea della pettorina è venuta fuori appunto perché ne volevo una appunto, adesso l'ho detto giusto, per fare i giri qua vicino a casa, insomma, a colli o delle piccole commissioni, diciamo, da usare nel periodo quando è luglio, agosto, quel periodo là di caldo, perché qua zona Padova fa, guarda c'è il trattore, porca miseria, appunto perché qua in zona Padova in questo periodo dell'estate fa, c'è troppa umidità, fa veramente tanto caldo e girare in moto diventa veramente una tortura, ma non tanto perché no, è una tortura e basta, una tortura in senso che è veramente troppo caldo, cioè si muore.
andare via in manichette corte è un suicidio. Io l'ho fatto, ma non lo voglio neanche più fare. Comprare un giubbotto estivo di quelli traforati, sì, quella sarebbe l'idea. Però sinceramente, ragazzi, non voglio spendere 300 euro di un giubbetto traforato. Allora ho pensato, mi compro una pettorina da cross morbida, con le protezioni morbide, ma che le ha dappertutto, schiena, petto, spalle, eccetera, appunto da utilizzare in questo periodo dell'anno in cui farà veramente tanto caldo. E insomma, era già un po' che guardavo in giro di ste pettorine così, però il problema che mi ha sempre fermato nel prenderla era appunto il fatto che, avendo la moto sportiva, ho pensato, se compro una pettorina con la protezione da quella protezione davanti rigida, troppo rigida, essendo non ce la faccio, cazzo. Vabbè, comunque, vi stavo dicendo, il fatto di prenderla è perché avevo paura di spendere i soldi con una pettorina, appunto, che magari avesse la protezione davanti del petto troppo rigida e quindi mi risultasse troppo scomoda nel guidare la moto, appunto perché si è tutto buttato in avanti con il corpo e quindi pensavo mi desse troppo fastidio. Per fortuna ho trovato una pettorina, l'avevo già occhiata in passato, ma ero titubante perché, non lo so, non è che mi convinceva al 100%. Poi è successo qua in questi ultimi mesi, gatto nero, a te ti stiro la prossima volta, è successo che ho ritrovato questa pettorina e là mi sono cavato la soddisfazione di non posso neanche dire soddisfazione, diciamo che l'ho provata, mi sono cavato sto dubbio, l'ho provata e mi sono dovuto ricredere perché è veramente tanto morbida, è una pettorina veramente tanto morbida e traforata. Protezioni al petto, schiena, spalle, gomiti, vabbè. E quindi insomma mi sono dovuto ricredere questa pettorina e l'ho comprata. L'ho tenuta ferma per un po', perché devo aspettare i dindini, no. E adesso sto andando a prendermela. Quindi intanto arriviamo in negozio e dopo la faccio vedere quando torniamo a casa. Eccolo qua. Aspetta che parcheggio. Parcheggio riservato ai condomini. Calda l'ostia. Che sfiga di merda, oh. Vabbè, mi giro. Aspetta che mi facciano passare. Ah! Boh. Siamo arrivati in negozio. Vado dentro, prendo la pettorina e ci vediamo dopo. E quando torno a casa. Molto bene, allora, la pettorina l'ho appena presa. Sono appena venuto fuori dal negozio. È qua, dentro la borsa. Ma non ve la faccio vedere adesso perché sto guidando e quindi non ho voglia di rischiare incidenti o minchiate varie. Quindi vado fino a casa e dopo, con calma, la vediamo insieme. Ok, ragazzi, arrivato a casa, pettorina in mano, e adesso ve la faccio vedere. Ecco qua la pettorina. Questa pettorina qua è da cross, protezioni molto morbide, come vedete sono tutte morbidissime, anche avambraccio, gomiti e spalle. Zip per chiuderla, anche adesso non so neanche se si vede perché magari faccio ombra, aspetta, se qua si vede di più. Come dicevo, protezioni sul petto, le spalle e tutto, ha due piccole protezioni qua vicino al collo, più la zip per chiuderla e la fascia per stringerla, e dietro il paraschiena, anche questo morbido ma bello spesso, molto spesso. Questa pettorina qua è tutta traforata, quindi è utilizzo praticamente solo estivo, infatti per quello che l'ho comprata, per l'utilizzo che devo fare, quindi nei periodi di giugno e luglio e agosto, quando fa un caldo atomico. E sono veramente soddisfatto di questa pettorina qua. Questa pettorina qua è della Zandonà. Niente raga, questa è la pettorina che ve lo farò vedere, ultimo acquisto. Se volete o avete voglia, insomma, potrei pubblicarvi altri video. Se questo video vi è piaciuto sul discorso della pettorina, ve l'ho fatta vedere. Se volete vedere anche il mio abbigliamento tecnico completo, quindi giubbotto, tuta, caschi, eccetera, 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 eccetera,
scrivetemelo nei commenti. Se siete in abbastanza, diciamo, potrei pensare di fare un altro video sul mio abbigliamento tecnico. Niente ragazzi, questa è la pettorina, ve l'ho già fatta vedere, eccola qua. Quindi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un mi piace, un commento se avete voglia, condividete il video e vi invito a iscrivervi alle pagine Facebook che trovate in descrizione, e vi invito anche soprattutto ad iscrivervi alla pagina Instagram, perché sicuramente lì troverete le foto che farò con questa pettorina, perché adesso non la provo, ma iscrivetevi a Instagram e vedrete le foto. In più, dopo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E niente raga, ci vediamo al prossimo video. Ciao!